Voi ovviamente non lo vedete, ma ogni video che passa qui diventano più Funko Pop. Ci sono sempre più centinaia di migliaia di euro che aumentano qui. Comunque, bando alle ciance, iniziamo subito il video. Cosa facciamo oggi? Come già avete visto, qua dentro dall'America abbiamo portato 2 milioni di cose. E oggi faremo un video che avete già letto dal titolo, quindi è inutile dirlo. Reese's White. Questi con M&M's e peanut butter dentro. Questi sono al cioccolato al latte. Questi sono altri al cioccolato bianco. Perché abbiamo così tanto al cioccolato bianco? Perché ci piace. Poi abbiamo Buffer Reese's, altro Buffer Reese's, questo è un Big Cup Crunchy Cookie dentro, vabbè. E poi quelli classici normali, non so quanto siano distrutti dal viaggio. Abbiamo la barretta di cioccolato Hershey e Reese's insieme, che è una figata. Aspetta, aspetta, devo andarmi a mettere una maglietta, arrivo. Comunque, questa maglietta della Reese's che ho comprato al negozio della Reese's non è per schierarmi di parte in questo video, perché sarà una sfida tra Reese's contro la Kinder. Sarà Reese's contro Kinder. Questi sono ovviamente gli Happy Hippo che non troviamo più in Italia e che ho preso lì in America. Comunque, abbiamo le Pop Tarts, abbiamo i Twinkies. Facciamo che se arriviamo a 50.000 like, facciamo il video con tutte le Pop Tarts, tutti i Twinkies e tutti gli altri dolci che ho qua dentro. Ora vado a comprare tutte le altre cose della Kinder per vedere quali confrontare con tutta quest'altra roba della Reese's che abbiamo. Sono due cose completamente diverse, Reese's e Kinder, ovviamente. Però ci sta a vedere quali sono le più buone tra quelle classiche cose che troviamo in Italia e le classiche cose che si trovano in America. Ma in Italia si trovano le Reese's anche. E anche in America trovi le Kinder, che c'entra? Però nei supermercati trovate la Kinder in Italia e il Reese's in America. Fine. Poco fa vi ho chiesto di lasciare 50.000 like per il prossimo episodio. Voi ogni tanto mi commentate: c'è sempre a chiedere like, aiuto, ha richiesto i like. Ve lo spiego, per voi un secondo, andate lì e mettete like. In questo modo mi fate capire che apprezzate quello che sto facendo sul canale, perché voi ovviamente vedete 10-15 minuti finali, ma non vedete tutto quello che c'è dietro. Comprare questa roba in America, spendere i soldi per tutta questa roba, montare, girare, sono tantissime ore di lavoro e voi vedete solo la fine. Per voi è una televisione gratuita YouTube, nessuno di voi paga per vedere YouTube, quindi che vi costa lasciare un like là sotto? Detto questo, andiamo a comprare tutti gli altri Kinder al supermercato e basta, poi iniziamo a fare la sfida Reese's vs Kinder. Il posto più indicato dove comprare i Kinder secondo me è il Carrefour. Ora il problema è: cos'è Kinder e cos'è Ferrero? Ferrero è Kinder, cioè Kinder è Ferrero. Kinder è una linea di Ferrero, così abbiamo letto da internet, però sono molto confuso su questo argomento. Quindi puoi prendere sia prodotti Kinder che prodotti solo Ferrero. Sni, penso di prendere solo prodotti con scritto Kinder, quindi non posso vendere i tronchi perché sono Ferrero e questa cosa mi fa piangere il cuore. Questi qua Kinder Cards li prendiamo intanto. E uno, ci sono i Kinder Fetta al Latte, Kinder Paradiso, Kinder Pinguì, Kinder Bueno White mi sembrano obbligatori. I Kinder Cereali sono tra i miei preferiti, questi ovvio che li prendo. Kinder Maxi obbligatori. Kinder Delis, che è il Kinder preferito di Valerie. Prendiamo. Abbiamo circa 7 tipologie diverse di Reese's, quindi dobbiamo prendere 7 cose diverse da Kinder. L'ovetto Kinder. Non credo. Non è un ovetto Kinder questo, non ho sbagliato. Fetta al latte, paradiso, pinguì, choco fresh. E come ultimi, dovevano essere solo 7, però aggiungiamo il Kinder Choco Bones e il Kinder Sorpresa. Da quant'è che non vedi un Kinder Sorpresa? Tanto. Abbiamo il numero giusto di Kinder per andare a fare la sfida. Andiamo direttamente a casa. Sembra facile dire la Kinder è palesemente più buona della Reese's, che io sono sicuro che adesso tu nella tua mente dirai: ma è ovvio che la Kinder è più buona, ci abbiamo visto tutta la vita. Ma ti ricordi quando dicevamo che gli Oreo erano i biscotti più buoni del mondo? Però nello scorso video abbiamo affrontato tipo i Nutella Biscuits, i Baiocchi e i Ring contro i biscotti Oreo, ed effettivamente questa gran bontà dell'Oreo non c'era. Ora confronteremo uno e uno. Quindi oggi sarà semplicemente testare sul campo, cioè testare proprio così rapidamente qual è più buono tra i due. Vai, iniziamo subito il test. Vai, primo che faremo, iniziamo con Kinder Pinguì contro il classico dei Reese's, il Reese's Cup. Vai, proviamo. Apri quello. Anzi, prima assaggiamo il Kinder Pinguì. Molto più classico. Mi da quanto tempo non ne mangio uno? Sai da quant'è che non mangio un Reese's Cup? Un Kinder Pinguì. Vai, assaggia. Vado? Sì, subito. Cin cin. Minchia. Allora, Kinder Pinguì è buonissimo. Proprio è fresco. Nella storia, diamogli una posizione di base. Come fai a dare una posizione di base? Cioè io darei già un 10. Facciamo così, ci teniamo bassi, diamo un punteggio X e poi da lì ci basiamo su tutti. Ok. 8. 8. Diamo Kinder Pinguì 8 su una scala inventata da noi, non è da 1 a 10, ricordatelo. È su questo tipo di cibo, 8. Questo è il Reese's Cup. Reese's Cup Peanut Butter. Ricordiamo che i Reese's sono dei dolcetti che di base sono composti da cioccolato al latte e burro d'arachidi all'interno. Questo è completamente burro d'arachidi. Wow. Vabbè, l'odore qui è proprio solo burro d'arachidi, perché sono solo burro d'arachidi qua.
Kinder Pigui fresco, te ne mangeresti 10? Questo già a 3 vuoi morire. No, io già a mezzo, cioè basta. Thomas Engel ne ha mangiati 100. Mamma te mia. Lo giuro. Partiamo dal presupposto che qui si parla di burro d'arachidi. Deve piacerti il burro d'arachidi. Noi amiamo il burro d'arachidi. Magari gli spettatori a casa no. Però io direi qui non è proprio una parità secondo me. È più un 8 di là, più un 7 di qua. Per me. Per me invece è una parità, perché sono buoni entrambi, cioè questo è proprio godurioso. Ok, 7,5, 8. Quindi Reese's Cup, 7,5. Per ora vincono i Kinder. Kinder Choco Bones, vai. Io direi di confrontarli con il classico. Questa è la stessa cosa di prima. Però più piccolo. Ok, vediamo. Alla fin fine anche Kinder, eh. Perché c'è quella dall'altra, sempre la stessa cosa, però vabbè. Vai. Secondo me questi, sai con cosa potremmo confrontarli? Con questo. Perché questi sono i Reese's, che però hanno all'interno il crunchy, come delle sorte di M&M's. Ah, non è M&M's sempre. Vai, vediamo. Quanto è lo Choco Bones? A parte 10? Per me è un 8,5. Più dell'altro? Sì, perché questo è proprio... Per me è 7. Cioccolato, 8,5, sempre 7,5. 7,5, Choco Bones, 7,5. E i Reese's Cup questi? Mini Reese's Cup. I mini Reese's Cup? Sì, non te lo mangiare con la carta. Ah, è carta, ok. Vai. Senti il crunchy? Sì. Il gusto è sempre molto forte. È buono, indubbiamente è buono. Però Choco Bones era un passo in più. Secondo me questo 6. Rimane sempre il fatto che io di questi me ne mangio uno, di quelli me ne mangerei 8. Quindi io questo gli do un 6. 6 e 6. Sta vincendo 2-0. Cioè sta proprio stradominando di qua. Prossima. Guarda. Io direi di cambiare un po' con i wafer. Vai, prendiamo questo qua intero. Proviamo Reese's Sticks, che è tipo un wafer di Reese's. Questo qua dovrebbe essere tipo il Jolly, eh. Cioè, questo qua dovrebbe vincere su qualsiasi cosa. Thomas Henry, che sta guardando questo video, ci starà maledicendo perché lui adora i Reese's. E noi stiamo facendo tutto questo per lui. Oh. Wow. Buon appetito. Buon appetito. Già questo, non essendo carichissimo di cioccolato e di burro d'arachidi, è già molto più mangiabile. Io questo confermo un 8. Si prende un 8 insieme a me. Quindi sulla nostra scala è 8 anche quello. È 8 anche questo. Ci sta. Lo proviamo contro i Kinder Cards. Alla fine del video approssimatamente sommeremo e diremo qual è più buono. Sommeremo chi ha vinto da una parte e chi ha vinto dall'altro. Chi avrà vinto di più vincerà. Kinder Cards. All'inizio non dicono nulla, continuano a non dire nulla. Un po'. Però non sei. Confermo. Questa volta vince Reese's. Nell'uso delle parole sei stata brava, perché questo ti dice qualcosa. Kinder Cards non ti dice niente, è sciapo. No, infatti, è sciapo. Io direi di arrivare subito al pezzo forte. È Pippo. Kinder è Pippo. Probabilmente quelli un po' più grandi sul canale si ricorderanno i Kinder è Pippo, che erano un dolce della Kinder che andava tantissimo in Io Italia. Cioè in Italia andava tantissimo, tantissimi anni fa. Ma perché l'hanno tolto? Cioè noi siamo dovuti andare in America per comprare i Kinder è Pippo. Che fa riderissimo, che un dolce italiano non vendono più in Italia. Come i Kinder Nutella Biscuits. Esco prima in Francia e poi in Italia. Infatti. Questa è la versione con la crema al cioccolato, che è una versione in edizione speciale. Poi c'erano quelli con la crema al caramello, che invece sono quelli classici, proprio strabuoni. Questi invece è cioccolato. Vai. Non è vero? Oh, mamma, ho fatto un fa-fi-wa. 8 e Pippo crema al cacao. Cacao 8, gli diamo una somma insieme a quelli col caramello. Guardate com'erano all'interno. Per me questi 9,5. 9. 9,5. Tutti e due sommati. 9. 9. 9 per Kinder e Pippo. E con cosa lo confrontiamo? Niente, io sto bene così. Con cosa confrontiamo i Kinder e Pippo? Secondo me dovremmo confrontarli uno. Con il Crunchy Cookie Big Cup. Mie, è enorme. È enorme questo. Questo è il Reese's versione dopato. Ma riuscirai a romperlo? Oh, è bellissimo. C'è i pezzettini di cioccolato dentro. Adoro. Paura. C'è da dire che è molto simile agli altri, però ha il crunchy dentro. Oddio, ha un sapore un po' più deciso di burro d'arachidi, perché ce n'è è più di pieno. Più. Proprio pieno. Io non li do più di 8. Io forse gli darei 8,5, però l'altro è 9. Cioè, secondo me sarà più buono il Kinder Pinguì. Io confermo 8. Ok, per me 8,5, ma comunque perso contro di e Pippo. Te a 1 per i Kinder. Io direi di mangiare i miei preferiti, che sono i Kinder cereali. E li confronteremo con la barretta Hershey e Reese's. Kinder cereali. A me non piacevano tantissimo. Tu non capisci un c***o. Kinder cereali, quindi cereali, latte e cacao. 10, no. 20. 677. Se devo confrontarli con sempre sulla scala dei Kinder Pinguì, io gli do un 7. Io gli do 1 milione. No. La somma. Tu gli puoi dare 10. Mezzo milione.
No. Canale mio 10. Io gli do un 7, quindi no, fa 8 e mezzo. Non è democratico qua. Questa è una dittatura. Lo valuteremo confrontandolo con questa barretta che si è tutta demolita, quindi prenderò un pezzettino. La barretta si presenta così, barretta al cioccolato Hershey con gli M&M's, diciamo, al peanut butter dentro. Quindi per me no. Sto scherzando. Perché? Ti piace? Un sacco? Davvero? Io adesso non sapevo cosa scegliere. Scusa, è un milione? Finito tutto? Tu una vita, ma... io mangiavo solo broccoli. Te lo dico io. Allora, premesso che a me piace la cioccolata fondente. Io non so se voi avrete mai l'opportunità, ma questa per me è più buona dei Kinder cereali. Ha vinto Reese's per me. E vabbè, ha vinto Reese's. 3-2. Ma cioè, ma questa qua, ad ora, per me questa è la cosa più buona che abbiamo sul tavolo. Per me. Poi tu magari non sei d'accordo, ma per me è così. Kinder Delice. 3-2 comunque per Kinder. Cosa scegli per combattere la Kinder Delice, la tua preferita? La mia preferita, io direi che la possiamo combattere. Beh, non c'è rimasto granché. Ci sono rimasti praticamente questi due. Quindi, Kinder Delice. Da piccolo Kinder Delice fu uno dei motivi per cui litigai con i miei amici. Erano tutti team Fiesta. E poi c'ero io che ero team Kinder Delice. Ma quando? E ho litigato con tutti. Quindi da piccolo molto solo. Ma sai che se la metti in frigo è ancora più buona? La ricordavo più buona. Perché me la ricordavo più buona? Cacco, in confronto al Kinder Pinguini gli do un 6. 6, è vero. È vero, cioè non puoi dire nulla. No. Vediamo se in confronto alle Max queste cose King Super King Size, fallo vedere. Milk Chocolate Peanut Butter Lovers Burro. È uguale a tutti gli altri, solo che invece di essere ricoperta di cioccolato è ricoperta di burro d'arachidi, ripiena di burro d'arachidi per gli amanti del burro d'arachidi. Ma stai scherzando, tutto burro. Questa per me è un 10. È buona buona, però è forte, Mi piace. Ma ti stufa di meno. Quello è vero, hai ragione. Per Vince me è un 10. Vince 9. Siamo 3 pari per Reese's e Kinder. E ora? Te l'aspettavi? Farò un dolce per i miei amici sgarroni. Ok, 50.000 like, invitiamo qualche amico youtuber a fare un dolce sul canale di Valerie con tutti i dolci della Reese's e della Kinder. So già chi chiamare. Chi? Qualcuno che li farà sparire tutti. 50.000 like, video sul canale di Valerie Fitness con Alex Magic. Vi lascio il profilo di Valerie in descrizione. Ma non quello di Alex Magic. Allora, qual secondo me scegliamo il Kinder Bueno White da confrontare con i Reese's Cup White. Allora, cioè è difficile andare contro a questo comunque. Cioè trovare il sapore di questo è veramente difficile. Per me Kinder Bueno White 9. Dai, 9 di media. L'ultimo mini cup. Wow, questo è bellissimo comunque. Vai vai. Questo è fucking buono. Allora, visto che stiamo parlando sempre di cioccolato bianco, io direi di assaggiare questo. Posso dire la mia? Facendo un resoconto di tutto quello che abbiamo mangiato, devo dire qual è il più buono tra Reese's e Kinder. Nel singolo forse la Hershey più Reese's ha avuto il cibo più buono, magari su alcune cose, però nel totale la varietà della Kinder, c'è sempre lo stesso sapore lì sulla Reese's. È sempre burro d'arachidi con tutto, qui cambia completamente tutto quanto. Kinder ha come motto più latte meno cacao, quindi fondamentalmente le cose della Kinder sono fatte di cioccolato al latte, cacao e latte. Infatti c'è scritto sempre più latte meno cacao, quindi fondamentalmente ti aspetti che tutto abbia il sapore di latte e cacao. In realtà non è così, perché hanno creme particolari alla nocciola eccetera. Invece Reese's, come dicevi tu, più o meno il gusto è praticamente sempre uguale. Sempre simile. Preso nel singolo dici wow figo buono, però poi nel complesso sono tutte cose uguali. Quindi Kinder. Kinder. Fine. Possiamo mangiarci l'ultima Kinder sorpresa. Direi che potete lasciare 50.000 like per il prossimo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi ai nostri canali e accendete la campanellina qua sotto. C'è una campanella. Nelle iscrizioni vi arriva la notifica. Stiamo diventando sempre di più sul canale. Volevo ringraziarvi tutti quanti. Più numerosi diventate voi, più grassi diventiamo noi. Andiamo in palestra. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Oggi mi è arrivato questo valore commerciale di 100 euro. Ciao.